Sei stanco di non avere più spazio sull'hard disk? Sei stanco di non sapere più dove cacchio mettere tutti i tuoi file? Che sono per lo più dei video porno scaricati? Ma non diciamolo troppo in giro? Bene, segui la... Smettila di far finta soprattutto che hai sbagliato il file sui mule. Segui la nostra rubrica della Crobat e Fire Production. Ricordatevelo. Del buon samaritano. Esatto. Perché noi vi aiutiamo. Oggi vi aiuteremo appunto dandovi un hard disk... non fisico. Ah, pensavo altri film porno. No, ah. Quelli poi ci provvedono loro. Ah, ok. Noi. Di cloud. Sì, cos'è il cloud? Una nuvola. Una nuvola in cui voi avete spazio. Ma non appoggiare le mie stronzate però, dai. Qui voi avete dello spazio. Sì. Dove mettere i vostri file, il vostro ciarpame. Sì. E niente, anche se vi scoppia il computer, voi avete sempre accesso. La stessa cosa un po' come Steam, per i giochi, questo è per i file. Esatto, da qualsiasi computer sparso nel mondo voi potete accedere al vostro account cloud e scaricare sul vostro computer tutti quei file che normalmente non usate, foto, video, film, quello che volete voi. Esattamente. Quindi ora, come vi abbiamo promesso al titolo del video, vi mostriamo come servirsi di vari servizi cloud gratuiti, esatto, per arrivare a un totale di 100 e oltre giga. Sì. Buttate lì, voi avete questo hard disk gratis. Vi abbiamo, esatto, regalato un hard disk di 100 giga. Grazie nei commenti. Allora, il conto IBAN per versarci i soldi delle donazioni è... chi cazzo lo ricorda comunque. Allora, partiamo col primo, quello che sarà più noto perché tutti utilizziamo Windows ed è SkyDrive. Esatto. Sono 7 giga. Che però, se voi siete iscritti da un botto su Hotmail, se avete una, che so, Hotmail da un casino, come me, avete 25 giga. Perfetto. Già 25 è già andata. Quindi con cielo che guida. Sì, con cielo guida. Cielo guida. Avete, vabbè, funziona così, tutti voi siete abbastanza nerd, quindi sapete come funziona il cloud, per iniziare. Ah, cosa comoda, vi permette di creare una cartella integrata nel computer. Perfetto. Quindi voi i file li spostate nella cartella, stanno nel cloud, ma voi li avete sempre disponibili come se fossero sul vostro hard disk fisico. E che è comodissimo. Che è comunque comodissimissimo. Vabbè, SkyDrive, sti cazzi. Comodissimissimo, non si può sentire. Non si può sentire. Secondo, Box... abbastanza generoso, vi dà gratuitamente 10 giga, quindi siamo, diciamo, nella peggiore ipotesi fino ad ora hanno 17 giga. Ovviamente vi fate il vostro account con l'email, password, sapete tutto, tutte le cose varie. Ora andiamo sul pesante, artiglieria pesante, Mega. Beh, che cos'è Mega? Caro vecchio amico, cazzo, non si è mai visto un film in streaming su Mega Video? Da quel ciccione tedesco australiano che non mi ricordo come si chiama, l'autore di Mega Video, che ora si è riciclato facendo Mega e ha fatto una grande cosa, grazie Mega, cosa comodissima. Avete 50 giga, quindi ora siamo già nella peggiore delle ipotesi a 67 giga. Ha detto niente. 67 giga di cosa anche qui vi create un account, tra l'altro è abbastanza famoso per i protocolli di sicurezza. Non c'è ancora l'applicazione desktop, ma io ne ho trovata una che non è proprio funzionale, poi insomma ve la metto nelle informazioni del video. Anche no, nelle informazioni, ok. Ubuntu One. Quindi siamo a 67 giga? 67 giga, perfetto. Ubuntu One. Ubuntu One. Naturalmente nel video stesso vi abbiamo lasciato appositamente i vari indirizzi, i vari in maniera indirizzi tale che voi potete andare direttamente all'home page. Sì, ma basta che cliccate SkyDrive, Box, sì, Mega, il primo risultato vi esce su Google. Vabbè, un consiglio inutile, date. Sì, grazie. Volevo dire questo. Sei un amico. Ubuntu One, questo è un prodotto di nicchia, funziona... Non dovete avere per forza Ubuntu. Comunque no, sono 5. Sì. Quindi arriviamo a una settantina. Perfetto. Andiamo, non arriviamo a 72 comunque. 72. Google Drive, il penultimo. Vabbè, qua non c'è accesso, non c'è niente. Vi dà 15 giga. Mm-hmm. Che è comprensivo di Gmail. E in più, vabbè, con Google Plus potete avere tutte le foto che volete, catalogarle come volete, caricarci 87. Tutto. Copy. Con questo arriviamo a 15. 87 più 15. No, arriviamo con questo, ci dà 15. 87 più 15 siamo 102. A 100, 102, perfetto. 102. Sì. 102. Questa, la nostra maestra di matematica come al solito ha fallito. Questo è il mio preferito. Sì. Offre innanzitutto l'applicazione desktop. Ok. Comodissima. Inoltre noi vi facciamo un regalo di ulteriore 5 giga, perché vi invite noi. Sì, cioè io più che altro, perché io ho l'account copy. Ah, ecco. Vabbè, era un modo per coinvolgerti, insomma. Vabbè. Io mi metto un angolo a disegnarci il grano, eh. Allora, cerchiamo di far capire. Voi scaricate, vi fate l'account su questo copy. Sì. Perfetto. Vi scaricate l'applicazione desktop, ma lo fate dal link che io vi metto nelle informazioni, perché così al posto di averne 15, sì,
sì, ne avrete 20 e 5 vanno a me. Quindi vi diamo 5 giga gratis per DC. 5 le prenderai per ogni utente che si collega tramite il tuo? No, ho un massimo di... sì. Sì. Altra cosa comodissima: voi potete condividere le cartelle che avete caricato nel cloud. Se per esempio io... abbiamo delle foto porno da guarda caso. No, a parte gli scherzi, noi abbiamo ad esempio no ce le ha, altro che scherzi. Se noi abbiamo dei file, una cartella di file che sia di interesse mio che di interesse suo, noi possiamo condividerla, e se la cartella pesa, che ne so, 2 giga, non peserà 2 giga su ogni account, ma 1 giga per ogni account. Quindi divide la cartella per i suoi... senza contare, sì, per i suoi, per i suoi utenti. Quindi se è condivisa, che ne so, fra 100 persone, non vi peserà una mazza. Tra l'altro, appunto, grande altre caratteristiche, grande copy, secondo me il miglior servizio di cloud per generosità, è il fatto che ogni volta che voi invitate qualcuno che si iscrive a copy e scarica, perché bisogna scaricare l'applicazione desktop, voi avrete altri 5 giga. Io con questo metodo sono arrivato ad avere 50 giga di copy. E là. Che non è male, più 50 di mega, più cazzi e mazzi. Beh, noi tra un po' mi arriva il terra, insomma. Sì, ci vorrà un po', ma questo è nei miei piani. Il piano da conquistare, sì, il mondo, piano da conquistare il mondo. Vediamo questi due vecchi. Vi lasciamo con questi due vecchi, palesemente non italiani, saranno danesi. E... perché proprio danesi? No, sono ben... ah, questo è un altro fotografo. Non lo so, erano chiari di pelle. Vabbè. E... niente, noi ben vi salutiamo. Wetherstone. Fotografi. Uh-huh. Non lo so. Io l'avevo scambiato per Mark Wahlberg. No, cazzo è Mark Wahlberg. Ah, no, non c'entra niente. Ma no, Mark Walker. No, Paul Walker. Ciao, ciao, beh, giustamente. Dai, dai, meno comunque chiacchio. Angelini ed associate. Ah, quindi sono italiani. Che faccia? Boh, non sembra italiano. Comunque, architetti Angelini. Sì, solo questi due hanno copie nel mondo. In realtà, un servizio di merda. No, tutto funziona. Direi di chiudere. Sì, va bene. Aspetta, alzo e chiudo la porta. Sì, chiudi, chiudi. Va bene, ok. Ciao, ragazzi. Lasciamo questa battuta penosa. E se volete serata. Ringraziarci, commentate. Mettete. Più mi piace, soprattutto prendetevi copie dal mio link e soprattutto commentate. Ciao ciao.